Okay. Nice. Ragazzi, oggi andrei a farvi vedere un'altra cosa. Allora, noi abbiamo visto, grazie a The Old Hunter, questo me lo sono ripassato oggi e io andrei a vederlo insieme a voi però. Dovete sapere che Guzzanti non imitava Alessandro Orlando quando faceva il suo personaggio all'ottavo nano, grazie a Scamix per l'euro. Mutandari, questo Mutandari, Serena, questo cambia, questo è un grande protagonista del Novecento. Non faceva Orlando, faceva in realtà un altro personaggio. Quest'altro personaggio, quest'altro venditore che si chiamava Franco, che si chiama Franco Boni, grazie a Elix Rezitz, ha fatto una puntata speciale di Telemarket, sempre, con un personaggio che in questi ultimi tempi la sta buttando completamente di fuori, ma sembra essere tornato indietro, ma che in questo caso ha creato veramente un capolavoro, grazie al Crovo per l'euro. È venuto il momento di vedere il grande incontro tra Franco Boni e Vittorio Sgarbi. Numero limitato, non 100 scatole, ma magari 10. A quel punto possiamo opinare che questa allieva di Manzoni... Che lui era 50... stato invitato per presentare quadri che sarebbero poi stati venduti. Attenzione, perché la cosa poi ovviamente prende una piega abbastanza improbabile, perché invitare Sgarbi a fare una cosa del genere è un po' rischioso. Vi voglio far vedere però il pezzo, secondo me, principale di questa grande arringa di Sgarbi, perché poi fa un discorso su Vanna Marchi che non ci interessa. Sono due quadri che io reputo interessanti. Ecco, cosa da uno si potrebbe dire però, ma se questo grande pittore ha due quadri a Telemarket, vuol dire che vale poco, perché no, addirittura due. Perché dico, Telemarket ha solamente i quadri di quei pittori che valgono no, una montagna. No, ma perché due? Vorrei essere almeno un po' raro, brutto stronzo di Amigoni. No, cioè dico, soltanto voi siete capaci di mettere due Amigoni contemporaneamente per diminuire il valore di entrambi. Rarissimo Amigoni, Amigoni! Però ne ho due, ne ho di questi due, rarissimi esemplari che ne ho sono due. Infatti Vanna Marchi e sua figlia. Eccoli qua, tipici. Sono loro due. C'è la Vannona, con l'aria così buona, e sua figlia, con l'aria così, con quell'aria in pizzo. Però un pochino pissutella. Sì, pissutella. Non è tanto, è un pochino più. No, bisogna dire che Amigoni, per verità, è un pittore sottostimato, quindi questi qua sicuramente costeranno poco, come costa generalmente poco Amigoni. Dei grandi pittori del Settecento veneziano, poi attivo in tutta Europa come fu, è l'unico che non ha una monografia che io, a mia scienza, recente e importante. È l'unico che non abbia stanze di musei con opere disposte, insomma, in un percorso organico, come accade per Pietro Longhi, come accade per Tiepolo, come accade per i maestri veneziani, che generalmente sì, non vanno da soli. Per cui vedo un Amigoni ogni tanto, così, fra un Pittoni e un Tiepolo, finché a un certo punto di questo pittore, che avrà fatto circa 250 opere, non credo di più, un collezionista molto questi sono veri, intuitivo, ragazzi, ricchissimo, c'è altro che Vanna Marchi, che è Terruzzi, re del nickel, con lo sguardo di ghiaccio, ha comprato numerose opere su segnalazione di diversi studiosi, assistito da questa giovane Annalisa Scarpa, tra l'altro è poi uscito, mi viene in mente adesso, per gli editori, l'editore Soncino, una monografia, non so se completa, ma su Amigoni, ma certo non le monografie dei grandi editori italiani ed europei, quindi una monografia la monografia di Amigoni featuring Sgarbi, preso da una passione, grazie a Prostitico per 5 euro. I quadri erano bellissimi, di prezzo limitato e di soggetti sempre gradevoli e spesso mitologici, più di altri, quindi amori, Venere, eccetera, eccetera. Ne ha comprate il solo Terruzzi, tutte autentiche, 38. Solo da lui. Una collezione e solo da lui si vedono, tanto che abbiamo fatto la mostra di Terruzzi a Palazzo Reale a Milano, c'era una sala, due sale con 26 Amigoni dei 38 che ha preso, e che davano per la prima volta in quella mostra, che era una 38. Mostra molto discutibile nell'allestimento, esatto, piena di capolavori, di Canaletto, di Bellotto, di tutti i grandi maestri, per la prima volta veniva fuori la personalità straordinaria, degna almeno di quella di Sebastiano Ricci, che vale il triplo di lui, di Amigoni. Non si era mai visto così bene, quei 26 però quadri. Però internazionale qualche quadro ha fatto cifra di Amigoni. No, perché è giusto che lo faccia, perché i quadri sono belli, sono quelli forse che ha preso il medesimo Terruzzi. Due di quei dipinti portavano dietro una scritta, si poteva, divertente vederli, se si potevano girare,
Del Farinello. Farinello era un meraviglioso tenore, Madonna, sa con tutto, la voce molto sottile, castrato, sì, che aveva, era ricchissimo, aveva cantato con grande successo in tutti i teatri del mondo e a un certo punto della sua vita si era messo a collezionare e aveva comprato i dipinti di Amigoni. Il Farinelli, grandissimo cantante, ha comprato Amigoni. Per cui, il personaggio che all'epoca ebbe un successo anche mondano. Grazie al riscio e il fatto che lo comprava. Clero, erano lo sclero e anche la urlato, che in quel momento Amigoni aveva la considerazione che lo porta a essere pittore dei reali. Oggi qualcuno lo confonde con Annigoni. Il nome di lui, pittore peraltro anch'egli abbastanza dimenticato del Novecento, chiunque dica il nome Amigoni, se noi facciamo un test per strada, diciamo, non so, Giotto, te l'ha fatto Grandi, uno che lavora per Prodi, aveva fatto un sondaggio sulla parola arte. Allora, arte. Cosa vi evoca la parola arte? Primo nome, Van Gogh. Secondo, Sgarbi. Ah, vedi, terzo, Michelangelo. Quarto, Giotto. Tolto Sgarbi, lo togliere Sgarbi, però è evidente. Parliamo dei morti. Primo, Van Gogh. Secondo, Michelangelo. Terzo, Giotto, quello che sia. Poi vai avanti e fai l'inchiesta così, libera, senza, camminando per strada. Donatello. Chi è Donatello? Un parrucchiere. Risposta generalmente, Donatello, un parrucchiere. Poi vai avanti e provi a far uscire il nome Amigoni. Devi intervistare in Germania 80 milioni di tedeschi, in Spagna 70 milioni di spagnoli. In Italia 59 milioni di italiani, per trovarne uno che dice Amigoni, che sa chi è Amigoni, o che dice che Amigoni è un pittore. Per cui siamo nella merda, siamo nella merda. Cioè, nel senso che come si fa a vendere un autore che neanche Corbelli sa chi è, quasi, che no, lo vende. No, Corbelli, no, Corbelli per è dire, sapiente. Cioè, non sappiamo quello che vendiamo. Poi spacca la scrivania. Allora, diciamo chi è questo Amigoni, un grande pittore veneziano, attivo grande a Napoli, pittore veneziano, poi ha lavorato in Spagna, quindi è stato a Madrid, eccetera. Non a caso abbiamo il ritratto di Maria Barbara di, certo, Braganza, no, regina di Spagna, che è quello a destra. Ma diciamo, quello, per capire cosa può valere questo pittore qui, questo pseudo Amigoni. No, i prezzi sono molto, ecco, modesti. I prezzi sono piccoli, sono due quadri pubblicati tutti e due, ma pubblicati più volte. Perché per esempio il ritratto di Maria Barbara di Braganza è stato esposto al 700 italiano, quindi la mostra più importante, quella del 32, sì, mostra al Palazzo delle Biennali e Giardini Pubblici del 29, il 29, quindi, catalogo, sì, sì, io edito ce da l'ho Carlo catalogo. Ferrari, ce l'ho il catalogo, quindi questo qui importantissimo, quadro, la mostra più importante, quadro del 700 italiano. E quindi, essendo così importante, pubblicato lì, cosa vale? Grazie a Pepe Scrodo, no, vale un sacco di soldi. Noi lo vendiamo a 24.650. Vogliamo prenderci per il culo, cioè, allora, è un grande maestro, un pittore straordinario, grande pittore del Settecento, e ce l'aveva il grande Farinelli, che era l'uomo più famoso del suo tempo, che era il Pavarotti del suo tempo, per essere chiari, è pubblicato nella mostra del Settecento, è un grandissimo pittore e noi lo vendiamo a 24.000 euro, ma chi dobbiamo prendere per il culo? Grazie, è quasi. Cosa che non funziona. O non vale un cazzo Amigoni, o noi siamo come Vanna Marchi. Noi siamo l'anti Vanna Marchi, perché vendiamo a poco ciò che vale molto. Lei vendeva il tappino di sale che non valeva un cazzo. Lei era molto più brava. Un maestro sublime, pubblicatissimo. Allora, era molto più brava di noi. Sì. E lei riusciva a noi. Cioè, noi siamo a vendere a 24.000 euro l'opera del pittore sublime. Cioè, o Boni non funziona, sicuramente, o Sgarbi non funziona, che è più difficile da dire. O questo quadro è una stronzata, oppure tutto un'invenzione qui. Ma siccome nessuno potrà dire che Amigoni è botte, continua a picchiare, grazie a Coristo siamo gli unici che vendiamo, e ce voglio vendere anch'io, che vendiamo delle opere d'arte molto al di sotto del loro valore. Ma è vero. E chi non le grazie compra deve essere una zucca vuota, per non dire un coglione. Ma roba da pazzi. Vendiamo, cioè, noi vendiamo Amigoni a 24.000 euro, ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo? Direbbe... Sì, ma quello grande è a 51. Dove va? Beh, perché è più grande, ci vendiamo a punti. Cioè, a punti, vendiamo come i quadri moderni. Poi quella è la figlia di Vanna Marchi. No, l'altro di sinistra è più fascinoso, forse. Quello però... di sinistra, a parte che è più documentato, sì, l'altro è... L'altro è bella la rosa, è meravigliosa, sì, è bello... Lei però c'ha la faccia più da stronza. Lei è Maria Francesca Bagnucci Alberti. Sì, sì, poi si conosce quella di destra. Quella a destra. E aveva, sì, sì, 19 anni e 4 mesi. Vendiamole tutte e due a 100.000 euro. Perché se uno costa 24 e l'altro 50, chi le prende due deve pagare almeno di più. Almeno due deve pagare perché di più. Così può eliminare di nuovo dal mercato. Così perché può fare concorrenza. Certo, perché altrimenti si trova un altro che ce l'ha.
Io ogni volta che c'è un libro raro in due copie ne compro tutte e due per fregare, così io ne ho due e l'altro non ne ha nessuna, no? Io mi compro due Amigoni, certo. Ma invece che due al prezzo di uno, due al prezzo di tre. No, ma adesso parlando seriamente, è un pittore estremamente importante. Sì, sì, è un pittore che effettivamente si può comprare ad una cifra più che contenuta. Vado a dormire un attimo e torno. Sì. La chiusura è bella. Vado a dormire un attimo e torno. Sì. Beh, l'eccezionalità dell'opera sta nel fatto che ci dobbiamo... Però la chiusura più bella è questa. È questa qui, quella della quarta parte. E la quarta parte è la più bella. Siamo di fronte ad un quadro firmato e datato. Datato 1659. Ecco, 58. Qui professore... 58? 58. 58, quindi attenzione, vedi che il professore è più attento. Sì, ma resta lo stesso, è un quadro firmato, datato, ma è un quadro particolarmente brutto, bisogna dire. È difficile fare un quadro più brutto, anche se ha è brutto ma interessante, come quelle donne che c'è, non è bello. Però, interessante perché è firmato, interessante perché buone condizioni, interessante perché è difficile fare un quadro più brutto. Ma il pittore era proprio un depensante, perché un dipinto più piatto, perché allora tu fai una composizione in una piazza, quindi hai le rovine antiche e poi la Roma moderna, tutto giusto dal punto di vista della situazione. Poi componi con tutti questi coriandoli di personaggi, i quali metti in cinque fasce, tutti, questa qui da vicino un po' più grande, una, poi due, tre, quattro. È metodico. È metodico, così, è un incoglionito. Cioè, lei non lo sa. Una scacchiera. Anzi, lo saprà sicuramente che Peter Van Bredel studiava matematica. Stavo esattamente per dire questo, che uno che compone come fosse una scacchiera. Cioè, esattamente, c'è questo modello per cui è come se fosse una piramide visiva, vista da dietro, cioè esattamente il punto di vista prospettico, per cui parte più grande e va in fondo più piccolo. Ma è un esercizio dell'incoglionito, che ovviamente, siccome il quadro costerà un decimo del suo valore, non c'è dubbio, perché qua siamo qua, vendiamo i tappini di sale, noi i quadri li vendiamo li regaliamo. E comunque questo è un quadro molto grazie al gruppo per l'euro. Poi questo è un quadro che piace a Roma. Sì, poi è gusto signore, perché è orizzontale invece che verticale, sta bene sopra gusto un divano, signore. È decorativo, si può comprare a Roma perché c'è Roma, o anche a Milano perché uno così pensa a Roma. Penso, come quella volta che scoprì le vedute meravigliose che chiamai le ville impossibili, nella casa di Desdemola e Palazzo era Corner, mi pare, comprato da Bagnasco all'epoca, c'erano delle vedute meravigliose che poi io attribuì a Diziani e a un vedutista, che rappresentavano invece che Venezia delle vedute di campagna. Perché? Perché uno che si affaccia sul Canale Grande ce l'ha già lì Venezia, quindi le Venezie di Canaletto erano fatte per andare in Inghilterra, dove non c'è ovviamente Venezia. La Venezia per i veneziani è Venezia, le vedute d'interno erano come uno che gira le spalle al Canal Grande e vede la campagna. Allora, con questa logica, questo dipinto, se uno è di Roma lo compra perché è di Roma, se uno è di Milano lo compra perché così vede Roma. Per cui ci sono una qualità di compratori sterminati, chiunque e può comprare questo dipinto. Anversa, e se uno di Anversa lo compra perché non fa il viaggio in Italia, oppure perché è nato da Anversa. Fatto sta che siccome noi lo vendiamo a una cifra ridicola, che io non so cosa sia ma sono certo che è ridicola, diciamo che io lo valuterei 150.000 euro. Noi lo vendiamo a 63.750. Ecco. E allora vuol dire che voi considerate questo pittore più pirla di quello che lo considero io. Cioè io lo considero già abbastanza pirla e voi ancora di più. E quindi è un quadro che continuiamo a svendere qua. La tecnica della vendita, sa qualche cosa comporta? Che cosa? Che bisogna dire che tutto è meraviglioso. Sì, certo, se uno dice la verità, un guaio. No, possiamo dire che il quadro è buono, firmato, datato, grazie a Pergimi per l'euro, conservato. Quindi tutte buone ragioni, non è che se uno lo compra, però che questo sia, non dico un bel quadro perché è anche un bel quadro, per evitare di parlare male, che sia un quadro intelligente, no, è un quadro di pirla. Cioè, facciamo un quadro per la signora che così giustamente, non possiamo dire che è uno che ci ha messo i coglioni, insomma, questo è un pittore senza coglioni. Ma possiamo dire che è un quadro per il mercato dell'epoca? Fatto, per il mercato, è ancora di più per il mercato di oggi. Ancora perché di più all'epoca per il mercato di oggi. Era un quadro per il mercato perché ce n'erano tanti, oggi un quadro per il mercato perché ce ne sono pochi. Quindi diventa un quadro perché mentre di Amigoni ce ne sono solo due nel mondo, tutti e due noi.
noi di Van Baden, come si dice, Breda. L'ha insegnato lei che quando ci sono due librerie bisogna avere tutte due, se non avere due perché altrimenti li prende un altro. Di Breda ce n'è uno solo al mondo. Grazie per Puzzi per i 10 euro. Di più firmato. Dico, non so, e non vogliamo comprarlo a 63.000. Secondo me c'è un problema sia questo. Questo Corbelli, con tutto il culo che ha, oltre ad avere noi come suoi gioielli, cioè i buoni e i cattivi. Grazie a Mangaka 96 per i Rai di 150 persone. Grazie mille, Mangacone. Ciao. Rete, baffi, per cui continua a fare queste trasmissioni che si vedono soltanto in Molise. Cioè, se noi siamo qua a parlare solo per il Molise, dove non c'è nessuno. Dovremmo avere almeno Rai 1, comprare un po' di spazio. O anche, non so. Aspetta la chiusura 1, di questo, ragazzi. O anche, sarebbe meraviglioso. Potremmo finalmente, ogni volta che parliamo, partono i dipinti. Invece no, noi siamo qua a parlare a 10 polli in Molise, a 13 in Rimini, e poi sono sicuro che qualcuno li vede a Pescara, per dire, ma così di passaggio. No, e no, quindi noi siamo molto al di sotto delle nostre possibilità. Perché abbiamo quello bisogno è una... di una rete più grande. Certo, così Breda potremmo venderlo non soltanto immediatamente, ma potremmo dire Breda costa... Ma pensa il Guercino, che cosa significa. Breda lo vendiamo alle 17.01 a 63, pronto, alle 17.02 a 65, e di minuto in minuto cresce, e alla fine della puntata... Il Guercino costa 5,50. Grazie a Pastorello. Lui compra degli spazi su Rai 1, con noi due, paga il servizio, e però i quadri aumentano di minuto in minuto, perché farebbe notizia, Ah, certamente. Sarebbe sicuramente invece siamo qui, sarebbe uno scandalo, siamo qui a telepotenza, siamo a telepotenza, a telematera, dove siamo, roba da pazzi, telemarketing, pronto, dimmi, telemarketing, per parlare anche tu domani dove sei, allora sarai una mezza sega, io continuo a dire. E mi chiappo il nasello! Ehi, non farlo! Perché? Perché oggi è uscito un nuovo video di Les Ghede. E quindi? Ci sono tanti momenti divertenti presi proprio dal canale Dario Moccia Twitch su Twitch. Allora non mi chiappo più il nasello. Dammelo però, se no me lo scordo. Basta. No, amore, oh, attento, ti sta vedendo tutto! Mi chiedo se... Dario, non sei più divertente. Giulia, amico di Dario. Vieni fuori. Vieni fuori. No, amore, calma. Yeah! Amore, basta, che casino fai? Non c'è nessuno sotto. Ma non è vero.